posizione di medietà, passatemi il termine, si colloca il canto sedicesimo, che è quello che io ho scelto, che non a caso è il 50° canto dei 100 totali, quindi siamo proprio a metà della Divina Commedia, a metà del viaggio di Dante. E siamo nella terza cornice, dove sono collocati gli Iracondi, che come in vita hanno avuto la mente obnubilata dall'ira, dalla rabbia, così sono nel purgatorio, sono immaginati immersi in questa coltre, in questo fumo. E tra queste anime del purgatorio Dante ne incontra una, cui affida un discorso, come dicevo prima, complesso ma molto interessante. Quest'anima è Marco Lombardo, ci viene presentato come un nobiluomo, nobile d'animo, una persona dalle forti virtù, dalla forte morale, un uomo tutto d'un pezzo, diremmo oggi. E Dante gli affida un'invettiva contro i tempi all'epoca moderni, ma in effetti tempi ancora oggi attuali, perché chiede a Marco qual è la causa della corruzione del mondo. Una domanda di grande importanza, e Marco, rompendo con gli schemi del fatalismo medievale che volevano la vita sottoposta alle influenze astrali e quindi il bene e il male dominato solo dai corpi celesti, dal fato e quant'altro, ci dà una risposta che è il significato stesso del canto, e cioè che se ragionassimo così, se pensassimo che la nostra vita è governata dal fato, dal destino, in noi, ci dice Marco, ci insegna Marco, in noi sarebbe distrutto il libero arbitrio, che è la capacità di discernimento dell'uomo, che è quello che ci guida verso il bene e ci fa ovviamente godere del bene, ma che nello stesso tempo purtroppo ci può guidare anche verso il male con tutte le conseguenze. E quindi si apre poi un discorso molto più ampio anche sul piano politico, nel quale Marco sostanzialmente arriva alla conclusione che effettivamente ho fatto mia, e cioè che la causa delle brutture del mondo, della amoralità, della corruzione dei costumi, come la si voglia chiamare, è nell'uomo, è semplicemente nell'uomo. In questa è la grandezza di Dante, nel fatto che a distanza di tanto tempo è ancora così attuale. «Son spirti, maestro, chiodo», dissi io. Ed egli a me: «Tu vero apprendi, e di racondi avansolvendo il nodo. Or tu chi sei che il nostro fummo fendi, e di noi parli pur come se tu partissi ancor lo tempo per calendi?» Così per una voce detto fue. Onde il maestro mio disse: «Rispondi e domanda se quinci si va sue». E io: «O creatura che ti mondi per tornar bella a colui che ti fece, maraviglia udirai se mi secondi. Io ti seguiterò quanto mi lece», rispuose, «e se veder fummo non lascia, l'udirci ter raggiunti in quella vece». Allora incominciai: «Con quella fascia che la morte dissolve, men vo suso, e venni qui per l'infernale ambascia. E se Dio m'ha in sua grazia rinchiuso, tanto che vuol chi veggia la sua corte per modo tutto fuor del moderno uso, non mi celar chi fosti anzi la morte, ma dimmi e dimmi si vo bene al varco, e tue parole fier le nostre scorte». Lombardo fui e fu chiamato Marco. Del mondo seppi e quel valore amai al quale a or ciascun disteso l'arco. Per montar su direttamente vai. Così rispuose e soggiunse: «I ti prego che per me prieghi quando su sarai». E io a lui: «Per fede mi ti lego di far ciò che mi chiedi, ma io scoppio dentro ad un dubbio, se io non me ne spiego. Prima era scempio e ora è fatto doppio nella sentenza tua, che mi fa certo qui e altrove quello viola accoppio. Lo mondo è ben così tutto diserto d'ogni virtute, come tu mi sone, e di malizia gravido e coverto. Ma priego che m'addite la cagione, sì che la veggia e chi la mostri altrui, che nel cielo uno e un quaggiù la pone». Alto sospir, che duolo strinse in
Ui, mise fuor prima e poi cominciò. Frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. Voi che vivete, ogni cagion recate pur suso al cielo, pur come se tutto muovesse seco di necessitate. Se così fosse, in voi fora distrutto libero arbitrio e non fora giustizia per ben letizia e per male aver lutto. Lo cielo i vostri movimenti inizia, non dico tutti, ma posto chi il dica, lume v'è dato a bene e a malizia e libero voler, che se fatica nelle prime battaglie col ciel dura, poi vince tutto, se ben si notrica. A maggior forza, a miglior natura, liberi soggiacete, e quella cria la mente in voi che il ciel non ha in sua cura. Però se il mondo presente disvia, in voi è la cagione, in voi si cheggia, e io te ne sarò or vera spia. Esce di mano a lui che la vagheggia prima che sia, a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo pargoleggia, l'anima semplicetta che sa nulla, salvo che mossa da lieto fattore, volentier torna a ciò che la trastulla. Di picciol bene in pria sente sapore, quivi si inganna e dietro ad esso corre, se guida o fre non torce suo amore. Onde convenne legge per fre imporre, convenne regge aver che discernesse della vera cittade almen la torre. Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo, però che il pastor che procede rugumar può, ma non ha l'unghie fesse. Perché la gente che sua guida vede, pur per quel ben fedire onde le chiotta, di quel si pasce e più oltre non chiede. Ben puoi veder che la mala condotta è la cagion che il mondo ha fatto reo, e non natura che in voi sia corrotta.